Io per primo ho fatto un video per far desistere dal suicidio Romano Amodeo. Poi ne ho fatti altri due, sempre per lo stesso motivo. Ma mentre i giorni passavano, mi sono reso conto che il modo con cui si rivolgeva al Papa e indirettamente a tutti non corrispondeva all'idea che mi ero fatto di lui. Per capire Romano Amodeo, mi sono messo nei suoi panni e mi sono messo nei panni di Francesco, il poverello di Assisi, e poi mi sono messo nei panni di Madre Teresa di Calcutta, e poi del più grande digiunatore di tutti i tempi, il Mahatma Gandhi. In loro vi era umiltà, accettazione, senza parlare di tutte quelle persone che pur non avendo un seguito come Romano Amodeo, tutti i giorni affrontano la vita dando esempio di forza interiore, semplicemente passando inosservati. Dove nel momento di grande sconforto riescono ancora a ricordarsi di quelli che stanno peggio? Se Romano Amodeo avesse avuto un motivo per fare il digiuno basato sull'altruismo, non starei facendo questo video, ma un altro. Non lo fa per la Chiesa o per la verità. Lo fa solo perché ha bisogno di sostegno per continuare a vivere sapendo di essere ancora importante per qualcuno. Potresti tu fare lo sciopero della fame se sapessi di essere amato da qualcuno che tu ami? Prima di voi mi sono mosso per dissuaderlo, pensando che le motivazioni fossero nobili, ma la motivazione del suo percorso ha fatto emergere il vero motivo, cioè la solitudine spirituale. Che cosa accadrebbe se nessuno parlasse di questo fatto? Pensate forse che se non ci fosse internet e Amodeo si trovasse solo, continuerebbe a digiunare? Se solo lui e la Chiesa sapessero del suo proposito, pensate forse che continuerebbe il digiuno? Mentre noi cerchiamo di dissuaderlo, non facciamo altro che spingerlo a continuare per non perdere la faccia. Romano Amodeo non morirà. Accadrà qualcosa che lo salverà e potrà a testa alta raccontare nei suoi prossimi video il coraggio che ha avuto. Come ha fatto finora, in fondo, raccontando per l'ennesima volta il suo trascorso di eroe che ha dedicato la vita nel nome del suo Dio e del suo Cristo. Un Dio e un Cristo adeguati alla bisogna. Io non credo nel suo Dio e nel suo Cristo. Osservo il suo comportamento nei confronti dei suoi fratelli e di quelle istituzioni di cui lui si sente parte e non posso fare altro che giungere a delle conclusioni che mi portano amarezza. Volete davvero salvare Amodeo? Volete davvero che continui a vivere nel dolore che lo ha spinto a questo gesto? Se gli volete bene, dovreste desiderare che il suo dolore termini. Ma il suo dolore è vivere senza amore. Volete davvero salvare Amodeo? Allora non fategli sentire
di non essere solo. Perché quando tutto questo sarà finito, o sarà morto per non tradirvi, o si ritroverà nuovamente solo nella vita di tutti i giorni. Non parlate più di lui e non scrivete nulla sui video inerenti il caso. Questo sarà la mia posizione fino al momento della sua conclusione, in un modo o nell'altro.